I famosi rimedi della nonna. Sei raffreddato, bevi la spremuta d'arancia che ti passa perché c'è la vitamina C che ti cura il raffreddore. Beh, no, non funziona così. La vitamina C non cura il raffreddore, non ha nessun effetto in quel senso. La vitamina C è contenuta in un sacco di alimenti, le arance non sono neanche quelle che ne contengono di più, per esempio i kiwi ne apportano di più, i peperoni probabilmente sono quelli che ne hanno più di tutti e nel periodo invernale molta gente, soprattutto se è già ammalata, si lancia in campagne pro vitamina C, ingurgitando la qualsiasi contenente vitamina C, addirittura comprando degli integratori di vitamina C, come se questa potesse risolverle il raffreddore. Semplicemente questo poi passa nel giro di qualche giorno, naturalmente, tranquillamente, come passerebbe senza sbombardarsi di vitamina C. Questo non lo dico io perché mi sono svegliato stamattina e ho detto boh, la vitamina C non serve per il raffreddore, lo dice ovviamente la ricerca scientifica. Sono stati fatti innumerevoli studi a tal riguardo e per esempio c'è una review del 2013 che proprio mette in relazione una moltitudine di questi studi che prendevano in esame appunto persone che assumevano integratori di vitamina C per la prevenzione o peggio ancora la cura di malattie di vario genere e specie, tra cui appunto il raffreddore e la febbre. È stato dimostrato che prendere vitamina C come prevenzione del raffreddore non serve a nulla, non lo previene. In quel caso è stato osservato che persone che prendevano vitamina C in modo preventivo, una volta che si ammalavano, questo raffreddore gli durava leggermente meno degli altri, parliamo dell'8% in meno, fondamentalmente mezza giornata in meno, ma neanche. Questo statisticamente, poi magari dipendeva da caso a caso, però appunto è stata osservata questa cosa qua. Chi lo prendeva invece a scopo terapeutico, cioè mi sono raffreddato, mi sbombardo di vitamina C, non si osservava assolutamente nessun cambiamento, cioè il raffreddore durava quanto doveva durare e aveva l'intensità che doveva avere, a prescindere che ci si sbombardasse o meno di vitamina C. Con ciò non voglio dire che non dobbiate mangiare alimenti ricchi di vitamina C, anzi, sono tutti alimenti sani, giusti, che vanno inseriti in un'alimentazione corretta, quindi la frutta come le arance, i kiwi o la verdura come i peperoni, eccetera, eccetera, vanno inseriti in un'alimentazione sana. Ma non pensiate che mangiando le arance guariate dal raffreddore perché non funziona così. Il raffreddore guarisce da solo nel giro di qualche giorno, state bene a casa sotto le coperte. Se riuscite, se non siete partite IVA come me, in quel caso ve lo tenete e andate a lavorare con tutto il raffreddore e basta, semplicemente aspettate che passi, perché poi passa nel giro di pochi giorni, 5 giorni, 4 giorni, 7 giorni, in linea di massima dura più o meno così. Quindi non sperate che la vitamina C vi faccia passare il raffreddore, mangiate in modo sano, mangiate le arance, ma senza sperare che vi guariscano da chissà che cosa, perché non funziona così. La vitamina C ha effetti in realtà sul sistema immunitario, ma nel senso che il nostro sistema immunitario per funzionare bene ha bisogno anche di vitamina C, ma un eccesso di vitamina C non potenzia il sistema immunitario, perché il nostro sistema immunitario lavora come deve lavorare. Se io mi sbombardo di vitamina C, continuo a lavorare come lavorava prima, non diventa più forte. Ovvio, una carenza di vitamina C mi può comportare anche un problema a livello immunitario, ma stiamo parlando di altro. Quando si parla di supplementazione di vitamina C o comunque di sbombardarsi di vitamina C, parliamo di prenderne un eccesso rispetto al fabbisogno. Questo eccesso rispetto al fabbisogno non fa assolutamente nulla. Tra l'altro, la vitamina C è una vitamina idrosolubile, quindi quando la prendiamo in eccesso la eliminiamo con le urine. Quindi, se abbiamo addirittura comprato un integratore di vitamina C, questo integratore di vitamina C finisce tutto nel gabinetto. Bene, per il momento io mi fermo qui. Ti invito come sempre a lasciare un like e iscriverti al canale e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, sempre carichi e motivati.